Vai, vai. Allora, siamo in diretta, Giulia, vieni anche tu, andiamo più dietro, siamo proprio in mezzo agli sbandieratori. Siamo dietro gli sbandieratori, sono appena passati per quella che ritengo essere, presumo essere l'ultima passeggiata, l'ultima esibizione degli sbandieratori che arrivano da Firenze. Abbiamo intervistato ieri uno di loro, una cosa molto interessante, no? Riproporre quest'arte medievale. Allora Giulia, facciamo il punto della situazione, sono le 8, fra un'ora c'è l'opera. Abbiamo avuto moltissimi artisti, c'è stato poco fa anche... Salutiamo Marco Cagliari. Salutiamo Marco Cagliari che si è esibito ieri, l'abbiamo intervistato ieri. Oh, è la petite Cagliari! La piccola Cagliari, ciao! Tu adesso stai... cosa vuoi vedere? Gli sbandieratori. Lo dice bene, gli sbandieratori. Sbandieratori! Brava! Che brava! La petite Cagliari! La Milan Cagliari! Lui è lei trubella! Marco, un po'. Hai messo la sua donna siciliana, guarda! Ah, bellissima! Ma con la farfalla, con i fiori, che bella! Sì, fatela vedere! Facciamola perché... vedere, quanto è carina, quanto è bella! Quanto ecco, è carina! La piccola Cagliari! Ciao! Sei in televisione, eh! Guarda, sei in televisione! Saluta in diretta, sei su Facebook Live! Ciao nonna, whoop. Ci ha salutato okay, anche la signora. Allora Marco, ogni spettacolo, ogni volta che fai lo spettacolo, ogni volta che sei sul palco, sei un animale di palcoscenico, da palcoscenico, riesci a trasmettere un'energia grandiosa. Qual è il segreto? Come fai ogni volta a divertirti e a divertirci così tanto? Sì, quella è la prima cosa, divertirsi, ma io mi diverto quando tutti si divertono. Quello è la mia, non so, il mio modo di lavorare. E ieri vedendo Sborchia, Madonna, Sborchia ha fatto un show incredibile, i miei musicisti, Jérôme Charlebois, e ieri abbiamo avuto l'onore di avere Robert Charlebois. Sì. Robert Charlebois era qua, il padre, la prima volta che vedeva lo show, fa 20 show che facciamo insieme. Ma tu sei solitico? No, è colpa mia, stiamo facendo, facendo la matacchiona. Insomma, una bella serata, grande pubblico. È incredibile, dal palcoscenico, vedendo la gente fino a Chantalon, era incredibile. Una marea, un'onda incredibile da vedere. Infatti non vorrei dire, ma ieri sera c'era più gente di questa sera, Giulia? Forse sì, perché c'eri tu che ti si bivi. Veramente, beh, questo weekend è stato davvero incredibile. Penso che questa edizione è una delle ottime, sono contento per la settimana italiana. Je veux voir les sbandieratori, sì. Devi rincorrerli, sono passati. Allora ti ringraziamo Marco Cagliari. Grazie a voi cittadino, grazie tanto. Ciao, bella. Arrivederci. Ciao. Grazie. Bye bye. Allora siamo sempre qui in diretta dal gazebo del cittadino. Sono le ore 8 e 10, è appena passata la delegazione degli sbandieratori. Cosa c'è adesso in programma? Allora alle 20:30 abbiamo il tirage perché c'è l'estrazione, dopodiché alle 9 abbiamo la presentazione dell'opera, c'è la Bohème di Giacomo Puccini, quindi il gran finale. Ci vogliono dire qualcosa? Volete dire qualcosa? Venite, signora, lei è italo-canadese. Vous êtes français. Vous aimez la settimana italiana, la settimana italiana. Pourquoi vous aimez beaucoup ça? Parce que il y
a beaucoup de monde. Oui, on a profité du soleil, on a profité beaucoup de choses. Oui. Est-ce que les Québécois, les Québécoises et les Québécois aiment la culture italienne? Oui, je pense oui. Parce que les Italiennes sont très jolies, okay, et très belles et très aimables encore. Oui, merci. Je pense ça. Merci. Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup. Et vous, est-ce que vous êtes anglophone, francophone? Francophone. Francophone. Alors, vous êtes ici dans cette semaine italienne. Pourquoi vous êtes ici? Qu'est-ce que vous aimez de la culture italienne? La maman parle l'italiano. Ah, la maman parle l'italiano, quindi sei mezzo italiano. Mais je ne parle pas rien, mais j'aime la culture, j'aime la musique, les choses à manger, la cuisine italienne, c'est génial, c'est la meilleure. Alors, le Québec aime l'Italie. Mais oui, bien sûr. Mais oui. On a ici, vieni qua, thank you, merci beaucoup. Allora, tu sei invece un ragazzo della seconda generazione, sì, Giulia. Sì. Raccontaci la tua storia. Papà viene dalla Calabria, ha conosciuto mamma che è nata qua. Sì, sì. E tu hai 19 anni, sì, sì. Sei giovanissimo, sì, sì. Ti piace l'Italia, ti piace la lingua italiana perché la pare, ti piace la cultura italiana. Cos'è, sì, che sì, preferisci della cultura italiana? La cucina, il calcio, la musica. La calcio è bello. Ecco, dimmi per quale squadra tifi. A Milan. Ecco, non ci siamo messi d'accordo, altrimenti non l'avrei chiamato. No, scherzo, naturalmente. Tifi Milan perché? Perché mi piacciono Kakà e Pirlo. Ma non ci sono più adesso il Milan, Kakà, sì, e Pirlo, sì. Però tifi ancora Milan. Sì, sì. Va bene, grazie. Senti, ma tu che sei giovanissimo, vorresti essere, diciamo così, coinvolto di più dalla comunità per vivere meglio, esplorare di più la cultura italiana anche in giorni normali, non soltanto durante la settimana italiana? Vorresti essere coinvolto, vorresti coinvolgerti di più, sì, per tenere alta la bandiera del tricolore? Sì, sempre, sempre, perché noi qui piace tutte le cose e sono importanti, tutte le cose qui sono importanti. Va bene, sì. Quindi insomma sei orgoglioso di essere italiano pur essendo nato qui in Quebec, pur essendo orgogliosamente anche canadese? Sì, sì. Le due cose possono andare insieme? Sì, sì. Va bene, va bene. Intanto abbiamo avuto due signore che sono passate, vieni qua che ti conosciamo tutti, sì, ti conosciamo tutti. Presentiamoci, dai, presentiamoci, guarda la camera, siamo in diretta. Dunque, in diretta, io lei rappresenta... In questo momento rappresenta Alma Canada, Alma, quindi Canada, sì. Le Marche. Allora, sì. Le Marche sono presenti qui questa sera? Le Marche no, questa non sono sera presenti. Non sono presenti qui, eravamo presenti la settimana scorsa al parco ANDG, ma quest'anno non abbiamo partecipato qui. Tu sei qua da quanto tempo in Canada? Da 51 anni. Ecco, quanto ti manca l'Italia? Mi manca, la vediamo spesso, comunque ci torniamo spesso. Ecco, certo. Quindi, ecco, certo. Ma manifestazioni come queste aiutano a rinforzare l'orgoglio tricolore qui a Montreal? Moltissimo, penso che bisogna partecipare ancora di più perché è una cosa bellissima e bisogna partecipare il più possibile. Noi tutti facciamo il meglio, siamo stati alla Casa d'Italia, al Centro Leonardo da Vinci. Lo conosci, la conosci, la Presidente. Ciao, buonasera. Buonasera, Presidente, come stai? Bene, tu? Tutto bene, grazie. Tutto bene, grazie. Tutto bene, sì. C'è anche la mia amica Rita. Abbiamo anche l'onorevole, sì, De Santis, una carrambata. Facciamo una cosa in diretta, vieni che siamo su Facebook Live. Ciao, ben trovata, io mi metto, grazie, in mezzo. Bene, mi metto in mezzo. Allora, cominciamo con l'onorevole. Sì, onorevole, 25esima edizione della settimana italiana. Attenzione che siamo in diretta, attenzione. Siamo in diretta, buonasera. In diretta. Dopo. Allora, onorevole, 25esima edizione, quanto è importante riproporre ogni anno questo appuntamento? Insomma, non è una cosa scontata. Bisogna rimarcare l'appartenenza alla cultura italiana con eventi come questo. Assolutamente, perché noi tutti qui siamo cittadini o siamo quebecchesi, canadesi, però d'origine italiana. E quello è molto importante. Quello fa di noi qualcosa di molto differente, di speciale, che non dobbiamo mai scordare. Ecco. La cultura italiana è uno dei più vecchi. La storia italiana è fenomena. Se tu vai in Cina, i cinesi sono molto nazionalisti, però hanno un certo rispetto per l'Italia. Perché? Perché? Vediamo se lo sa la Presidente. Perché è tutto fatto made in Italy, è tutto bello, è tutto buono il cibo, le macchine sono delle grande prestigio e abbiamo la cultura che è molto importante. Ecco, abbiamo visto molti giovani qua, sì, in questi tre giorni. Quanto è importante coinvolgere i giovani per tramandare questa cultura, la cultura italiana, Presidente? È molto importante perché, guarda, se facciamo un piccolo resoconto, adesso stasera ci sono tantissimi giovani che vorremmo che si mettano con noi nelle nostre care associazioni. Allora lanciamo
facciamo un appello ai giovani di continuare queste tradizioni, bellissime tradizioni, che non devono andare per scontati. Ecco. Però lo devono fare alla loro maniera. Ecco. Dobbiamo trovare un modo che assicura ai giovani che loro sono interessati a essere più parte di questa comunità d'origine italiana, se no si perde. Non è una cosa buona. In Quebec siamo fortunati perché abbiamo gli inglesi e i francesi e ci lasciano il posto di essere ancora italiani. Non è la stessa cosa in Nord America, in Toronto, New York, ai altri posti. Qui, anche se io parlo il mio dialetto del 1958, almeno posso comunicare in italiano, è importante. Ecco, è giusto, e sono d'accordo con te. Presidente, tu come presidente appunto di un'associazione importante come Alma Canada, cosa stai facendo per coinvolgere, stimolare, invogliare i giovani a partecipare, a prendere parte alla vita comunitaria, no? Perché altrimenti qua il rischio è che dopo 3-4 generazioni perdiamo il contatto con l'Italia. Beh, noi diciamo che come associazione diamo le borse di studio, che è veramente una cosa fondamentale per i giovani. Abbiamo dei corsi che vogliamo fare, dei progetti con un gruppo di cantanti che vengono dall'Italia, che si chiamano Opera Pop, e che speriamo verranno i giovani a vedere questi spettacoli, perché c'è un po' di bel canto mischiato con le nuove canzoni popolari. Allora vogliamo tenerli, diciamo, più verso di noi, ma però con cose che piacciono anche a loro. Mi sembra la strategia giusta. Concludiamo con Onorevole, c'è l'opera fra 45 minuti. Sì. Il bel canto è una eccellenza italiana nel mondo. Abbiamo la cucina, le macchine, il calcio, c'è anche il bel canto. Vi ricordate la prima volta che è andato in Cina a Pavarotti? E intorno a lui c'erano studenti cinesi che erano fieri di cantare in italiano a Pavarotti. Non era bello? Bellissimo. Allora vi lasciamo all'opera e buona passeggiata. Grazie mille. A voi. Piacere, grazie alla Presidente, grazie all'Onorevole De Santis, alla prossima. Ciao. Grazie per il lavoro che svolge. Grazie, troppo gentile. Buona serata. Io ridò la linea alla regia e mancano pochi minuti all'opera Puccini, la Bohème di Puccini, un'opera molto importante, la quarta opera in ordine cronologico di Puccini. Non mancatela se siete nei paraggi e state ascoltando Facebook Live da Cittadino TV. Correte qui su Boulevard Saint-Laurent, perché c'è posto per tutti. Non mancate questa opera, che è l'apice, la conclusione di questa settimana italiana giunta alla 25ª edizione. Una settimana italiana caratterizzata dal bel tempo, da tante persone che sono venute qui, anche non italiane, semplicemente perché amanti della cultura, della lingua italiana, ma anche persone italianissime che sono qui per riaffermare il loro senso di appartenenza, il loro profondo orgoglio di essere italiani. Saluto Marco da regia e noi ci risentiamo fra qualche minuto. Ciao.